Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrink e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Ora so che non dovrei essere qui nel gioco, ma cos'è successo? Nulla di grave, nulla di grave, non ho lottato contro nessuno, non sono andato avanti quasi per niente. Il punto è che inizio a registrare, arrivo nello Xenoverse, arrivo in questo punto cruciale del gioco, parlo con Versil, parlo con Gengar, arrivano Trey e tutti gli altri. Corrente, si stacca la corrente, ma il gioco salva in automatico. Prima di varcare la soglia, il gioco salva in automatico. Quindi alla fine non ho perso per fortuna nulla, però sono riuscito a salvare proprio prima che si staccasse la corrente. Quanto ho perso? 3 minuti di video. Quindi niente, c'è stato un piccolo discorso con gli altri di andare a salvare Versil e di fermare Dragalisk. Quindi andiamo a fermare Dragalisk una volta per tutte. Vediamo che succede. O meglio, credo che ci sia Dragalisk. Sì, infatti. È per forza lui. Ma è un drago perché pare più un serpente. Finalmente ti ho qui davanti ai miei occhi, lurido mostro. Nemmeno immagini quante notti in bianco, quanti sacrifici ho dovuto fare per arrivare fino a te. Tu che giaci in questo mondo appassito per mano tua, bramando quello che non hai, facendo piazza pulita di tutto ciò che ti ostacola solo per una sete incontenibile. Chissà quanti ne hai fatti fuori e quanti altri speri di farne, ma hai finito di mietere vittime. Non lascerò che una creatura ignobile come te viva ancora. Stai indietro, Versil! Non è un avversario che tu possa sconfiggere. Ma nessuno può sconfiggerlo. Da come viene descritto, sembra il Pokémon più potente dell'universo. Anche se sappiamo che è Mewtwo, dai. Parliamoci chiaro. Aster, Link. Versil! Ma così di botto? Ma sì, vabbè, ci sta. No, si frizza per un attimo. Talmente potente che il gioco non vuole caricare per non farcelo sfidare. Dragalisk boss emana un'aura gelida. Dico attacco. L'attacco fallisce. No, no, ok, no, 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 dai, dai, no. Ah, è scriptata, certo. Lo so, quella è una faccia che farei anch'io se mi trovassi davanti uno che ci pia i schiaffi e non sente, non li sente neanche. Che luce accecante, non riesco a vedere nulla. Non c'è dubbio, è lui, è arrivato per proteggere il pianeta e i suoi abitanti. L'essere di luce. Luxflon. Un muflone di luce. Luxflon è emerso dalle viscere della terra per proteggere noi, le sue creature predilette. Ma quindi è tipo Arceus? Cos'è? Oh, altissimo, prestami ascolto. Sono stato io, Versil, a fornirti l'occasione di porre fine a questo scontro rimasto in sospeso per millenni. È tempo di porre fine alla scia di distruzione del tuo malefico gemello. Sì, lo so, calmo, mo si fa tutto. Boom, stantuffate e via. Tranquillo, vediamo un po'. Combattiamo con... No, non combattiamo con Luxflon. Combatte lui. Percepisce la potenza dell'avversario e si boosta la difesa. Ah! Ma si boosta una statistica. Ma non gli ha fatto nulla. Non ha preso danno. Ehi! Luxflon! Oh! Non li sente, non li sente, non sente nulla! È immortale! L'aria si fa pesante. Ah! Terra è super efficace! E che roba sei, zio Roccia? Ah, ma ci toglie proprio il piacere! Va benissimo, se ci togli il piacere, noi stiamo. Vabbè.
A posto così. Eccolo Gengar. Eccoci finalmente alla resa di Ko. Un momento, ma che succede? Come diavolo fa quel Dratonux sulla destra qui? Non può averli già fatti fuori. Sì, praticamente ci sono per la Terra quattro Pokémon, quattro divinità che scorrazzano libere. Ma dato che la corrente è andata via, non ho visto il dialogo, non ho potuto leggerlo, non ho potuto salvarlo in alcuna maniera. Padroni, non ti lasci sopraffare, questi immensi poteri non hanno bisogno di chiedere pietà. Spiacente, Gengar, finché ci sarà Luxon dalla nostra parte, Dragalisk non potrà fare nulla. Aspetta a cantare vittoria Alice. Luxron si è fermato. Finiscilo! È giusto che un distruttore come lui sparisca dalla faccia dell'universo! Non sono tanto sicuro, sai? Sei davvero uno sciacco umano. Per quanto si scontri col padrone, il Luxron è pur sempre vincolato a lui. In parole povere, si schiatta uno anche l'altro farà brutta fine. Non è possibile. Quindi se distruggessi lo Xenoverse anche la Terra. Multiverso. Facciamo un multiverso dove distruggere lo Xenoverse non distrugge anche la Terra. Ci vorrà qualche Pokémon pronto a sacrificarsi, ma chi sarà mai? Luxron l'ha indebolito parecchio. Ora Dragalisk non può fare più molto. Attenzione. Bella mossa, padroni. Che mi succede? Potere blu? Mamma mia. È diventato Giovanni? Ora sì che ci divertiamo, marmocchio. Per un attimo la squadratura del viso. Energia blu. No, aspetta. Ma contro gli umani? Ah, Dragalisk, oddio. Per un attimo non vedo le Pokéball. Dico, ehi, facciamo una lotta contro gli esseri umani? Massacriamo. Allora, riproviamoci ora. Ora che dovrebbe essere più debole. Ok, non male il danno. Ma... Ok. Dunque, è un danno normale. Ok, un danno normale. Tentenna, ok. Zuffa. Oi, attenzione, regge. È super efficace. Ghiaccio, ma non è drago? Divora stelle. Uia. Dolore. Quindi con divora stelle si ricarica la salute. Ma ghiaccio? No. Cioè sì, è ghiaccio ma non drago? Ok. Ah, brutto colpo. Wow. Complimentos. Endeavor. Ci provo. Lancia fiamme. Ah, oh, terremoto. C'è una abitazione che mi preoccupo per nulla. È ghiaccio e non è drago. È scottato. Tatino è scottato. Aspetta. Ma no. Aspetta. Ma fa pressione? Ho usato due lanciafiamme e sto a 7? A pressione sto coso? Aspetta. Fuoco bomba. Cavolo, fallisce. Ok, posso prendere un altro. Non prendo la gemmo forza però. Sarola. Gemmo forza, beh, però è scottato almeno quello. Che è long. Che vediamo un po' se ha un altro tipo oltre al ghiaccio. Fanghiglia. Divora stelle, boia. Che dolar. No, ghiaccio terra. O roccia.
Perché fa gemmo forza e terremoto, quindi o è roccia o è terra. Ghiaccio terra, ghiaccio roccia? Non lo so. Non è che mi vado a vedere il tipo solo per fargli più danno. Dai, che cavolo però! Tien Long, pure tu! Tocca ricaricarlo. Allora. Dai, costa fanghi. È vero. Se rifinisce con acqua, il divora stelle della Madonna. Oh. Eh sì, esatto. Ah! Dolor! Che dolor! Ce la farà a finirla la scottatura? Oh cavolo, ho solo Phantom. Guarda, me la rischio! Sì, la rischia! La rischia e ce la fa Andrelink! L'oscuro signore completato! A posto allora, è finita! Non c'è la seconda fase? Ehi Link, sei ancora tra noi, meno male! Che è successo? Sempre stato con voi. Tutto padre, vi siete come immobilizzati all'improvviso. Eh sì, eravamo in un piano astrale dal quale non potevamo sentirvi. Sembrava quasi che Dragalisk volesse sfruttare il corpo di Versi per attaccarci. Non ho ben capito cosa sia successo, ma qualcosa lo deve aver fatto rinsavire. Guardate! Yeah. Quindi è come un guscio che si spezza. Figliolo, ragazzi, ho commesso un grave errore. Perdonatemi, vi prego. Tossisce perché, beh, si è satollato col potere Xenoverse. Cosa avete fatto, mio signore? Come avete usato? Di pronto, stai calmino. Non ti arrabbiare, è ancora vivo, purtroppo. Quanto pare. Chi è? Dobbiamo scappare, Luxflan? No, scappano loro. Ma dov'è finito il padrone? Sono spariti entrambi. Che sia tutto finito? Guardate lassù! Oh. Meteorite, che roba è? Tipo meteorite, sono sicuramente loro due che si sono fusi. Padrone, non pensavo che sarebbe arrivato a tanto. È troppo anche per lei. Gengar, spiegati meglio. Quell'energia lassù sarebbe Dragalisk. Vorrei tanto lo fosse. Sarebbe meglio per tutti. Sbrigatevi, attaccatelo anche voi con tutte le forze che avete in corpo. Fate come vi dico, sciocchi umani! Se si risvegliasse sarebbe la fine non solo per l'universo, ma anche delle realtà per come le conosciamo. Cioè, un essere talmente potente da distruggere il multiverso? Per la Terra! Ci sarebbe una canzone più adatta allo scopo, ma rovinerebbe il mood. L'abbiamo fatta. L'achievement non compare, quindi non so quanto ce l'abbiamo fatta. Meno un pelo. Link, prendi spalla tuo padre. Ora, costi quel che costi, dobbiamo filarcela. Eh già, andiamo a papà, va. A casa potremo parlare con più calma. Attenzione, è Luxlon? Prescelto. Eh sì, è Luxlon, sta comunicando direttamente al tuo spirito. Rimembra, prescelto. Solo colui che saprà restaurare l'ormai perduta armonia tra luce e tenebra sarà meritevole dell'energia degli astri più brillanti del firmamento. Non è finita? E eh no, troppo comodo, Andrelink. Ma
Ma esplode. Fatto. Cos'è quell'abominio? Ma perché abominio? È bello! Sembra che abbia delle ali che pronte a schiudersi, tipo i Bakugan, che quando li lanciavi poi dopo si aprivano. Bellissimo! Dannati umani! Se solo non aveste esitato così tanto, saremmo riusciti a evitare questa catastrofe! Vi siete immischiati in affari troppo grossi per voi, e questo è il risultato, è solo colpa vostra! Questa è davvero la fine. Ora più niente potrà salvarci. Il bello è che loro parlano di cose come se noi dovessimo saperle. No, ci avete tenuto all'oscuro di tutto. Spiegateci, cos'è quella cosa? È un embrione che sta per partorire l'essere perfetto? No, boom, lotta, niente di che, vabbè. Volevo solo proteggervi. E invece, ci siamo andati al macello. Grazie, papà. In un'altra vita magari potremmo ricominciare. E così, nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo riusciti a fare nulla. Link? Già. Una cosa però te la voglio dire. Alla fine la nostra partita si è rivelata un pareggio. È vero, ti sei impossessato dei miei poteri, ma ogni volta che il tuo animo vacillava, ho avuto l'occasione di venire allo scoperto e prendermi la mia piccola rivincita. Anzi, a dire il vero, sei stato proprio tu a fare in modo che io potessi farlo. Sei riuscito quasi a dare un senso alla mia esistenza fatta solo di risentimento. Ora che è tutto finito, però devo ammetterlo. Con te mi sono proprio divertito, Link. Nani? Si evolve? Finalmente? Questa sembra l'evoluzione proprio. Si è evoluto. Shulong ha cambiato aspetto. Tianlong vorrebbe imparare Ipernova. Sì. Dragartigli via al diavolo? Ah, ma non ho letto che fa Ipernova. Talmente preso dall'impararla. Dall'insegnarla. Impararla. Vabbè, sì, è uguale più o meno. Dipende se mi riferisco a me come Pokémon o come Andreling. Bello, guardalo. Ah. Si è ricaricato quindi Shulong? Pokémon boss vuole lottare. Secondo me questo è uno di quei boss che... Madonna. Che non puoi catturare. Né ora né mai. Ipernova. Un'esplosione stellare infligge danni in base all'attacco più alto. Ignorando qualsiasi protezione. Oh! Allora. Urasil. Che spigo attacco che funziona? Funziona. Dunque, a terremoto ancora. Proviamo. Sai che gli stessi attacchi di prima? Proviamo un po' a bruciarlo. Come prima, se ce la facciamo. Vortex palla. È una palla. Se non è una vortex palla, è una palla, non lo so. Fuoco bomba che hitta! Connette! E non scotta. Riproviamoci. Ah, ma consuma. Non consuma! Non consuma i punti come prima! No! Ok! Ancora uno, ancora uno, ancora uno! Grande! 3 su 5, mamma mia! Niente scottatura? Ma sei un pezzo di pezzo allora, dai! Scottamelo, per favore! Per favore! Ma no, tu mi stai prendendo per i fondelli! Scotta! Ragazzi, non scotta neanche per sbaglio. Oh! Non ce la facciamo. Non è più ghiaccio, però. Che tipo di... Non è drago, perché fuoco è normale. Non è roccia, perché il fuoco fa un effetto normale. Terra! Il Pokémon terra! Certo! L'ultimo fuoco bomba. Oh, cacchio. Ah, sprecato. Sprecato
sprecato, Ilit. Mandiamo Bunny che gli facciamo un minimo danno piccolino, tatino, Si è ricaricato, vabbè. Non mi faccio più domande a sto punto. Ehi, brutto colpo! Ora però qualsiasi attacco gli fa. Ciao, Bunny. Ciao. Oh, yeah. Phantom. E Phantasmon. Yeah. Phantom. Idrobreccia? Siamo più veloci però, oh. Tutti più veloci di lui. Mamma mia. Allora, aspetta. Tialong. Fanghiglia. Vai! Iniziamo allora, dai, con la nostra missione. Aspetta. Attacco speciale aumenta. Ok, normale. Fanghiglia. Sì, fa più male. Oh, fa più male, sì, fa più male. Allora, ancora la precisione, ancora la precisione. Ok? No, no, niente. Dannazione. Ok, dai. Dai, Tielong, dai. Qui è tipo terra sto pezzo di fango, dai. Dai. Ok. Sì, due meno. No, no. Ok, devo ricaricarlo. Ho ancora gli strumenti per ricaricare i miei Pokémon. Non so come ho fatto a mantenerli. Dolore. Dai, Fanghiglia. Sa che sto per finire Fanghiglia. Ok, ancora quattro. Mi serve un altro drop. Nulla. Ok, Drago Pulsar fallisce. Fanghiglia. Niente drop. Ok. Un Drago Pulsar mi sa che lo reggo. Il Drago Pulso. Ok. Ultimo Fanghiglia. Wow, let's go. Yeah. Distrutto. E pensare che primo attacco, sbigo attacco, gli levo un punto vita. Dico, vabbè, è finita, niente. Tielong, fanghiglia. Bravissimo. Per Aspera, ad Astra. È il titolo del gioco, incredibile. Lessi questa frase in un antico testo, senza mai comprenderne il reale significato. Affrontare le difficoltà e rialzarsi più forte e più in alto, fino a raggiungere le stelle. Si riferiva a questo potere. Non quello che ti sta investendo ora che ti fa sputare sangue, vero padre? Non l'energia blu, ma il codice della terra. Luxplan era ancora qui. Ci guardava e dice, bravo prescelto, sei il massimo del massimo. Ora capisco, era stato inglobato da Dragalisk diventando un tutt'uno con esso. Dannazione, Dragalisk è ancora in forze. Dobbiamo pensare a noi ora. Forza. Prima di svanire, Luxplan ha generato questo barco con le sue ultime energie. Non rendiamo vano questo aiuto. Dobbiamo approfittare del tempo che ci rimane prima che Dragalisk carichi il suo attacco per attraversarlo. Aster ha ragione. Facciamo un ultimo sforzo e andiamocene da questo postaccio. Link, non so cosa fosse quel potere che hai liberato prima, ma devi averti sfinito. Lascia pure a me tuo padre. La signorina ha buon gustaia. Grazie ragazzi. Dragalisk è finita così. Coraggio ragazzi, si torna a casa. Io me la svigno, bambacci. Eh certo, stronzetto. Link, Trey, forza. Il portale sta per chiudersi. Se non vi sbrigate rimarrete intrappati. Come se non sapessi qual è il mio destino, Versil. Non l'hai mai detto il tuo caro figliolo che io, in realtà, sono una bomba umana? Vabbè. Trey, io non ho nulla a che vedere col vostro mondo. Non ho legami con nessuno, se non con Sabolt. Voi altri, invece, avete una famiglia e degli amici che non aspettano altro che il vostro ritorno. Già. Non preoccupatevi per me. Andate. Io terrò occupato questo mostro.
facendomi saltare in aria assieme a lui. Ma Trey, non puoi dire sul serio. È il colmo che tu, che ti sei sempre liberato da ogni ordine, voglia farlo proprio ora. Trey, lascia perdere tutta questa storia e torna indietro con noi. La mia famiglia sarà sempre pronta a raccogliere. Risparmia il fiato, Versil. È un miracolo che tu sia ancora vivo con tutta l'energia blu che hai avuto in corpo. Ho preso la mia decisione e non sarai di certo tu a farmi cambiare idea. Ma se proprio ci tieni a metterti l'anima in pace, bella la host, cantata, forte. Sappi che non nutro alcun risentimento per ciò che mi hai fatto. In fin dei conti, mi hai salvato la morte certa. Quale persona ne salva un'altra facendola diventare un cyborg e le impianta una bomba in petto? E tu, Link, in un modo o nell'altro, sei sempre riuscito a mettermi i bastoni tra le ruote. Stavolta però non te lo permetterò. Lascia però che ti dica una cosa. Erano anni che avevo represso la mia umanità, ritenendola solo di intralcio, ma tu, come se niente fosse, mi hai fatto riscoprire il valore del lavoro di squadra, ma soprattutto dell'amicizia. Sarò anche uno sporco cyborg senza emozioni, emarginato da tutti, ma sappi che tu, con la tua genuinità, mi hai fatto sentire più umano che mai. Persino in una situazione come si disperata trovi il tempo per i tuoi soliti piani. Sfidare insieme questo mostro, dici? Ma sì, perché non provarci? In fondo, nelle lotte in doppio ce la siamo sempre cavata, no? Ragazzi. Bene, allora. Datti da fare sul serio stavolta, pivello. Contaci. Certo che sei proprio ingenuo. Ti ringrazio del pensiero, veramente, ma tu devi continuare a vivere. Addio, amico. Per Aspera ad Astra completato. Ma finisce il gioco così. Cioè, ho completato la main quest. Quindi se ci fosse una Lega Pokémon sarebbe post-game, tipo? Assurdo! Non posso credere che io l'abbia fatto. No, non dobbiamo perderci d'animo. Non è quello che avrebbe voluto Trey, secondo me ancora vivo da qualche parte. Oh, già, ma dove siamo finiti? Vi aspettavo. Chi è? E saggio. Vi do il benvenuto nella sacra terra delle cascate firmamento. Cascate firmamento? Mai sentite in vita mia? Ma è ovvio, milady. Solo noi cardinali siamo a conoscenza di questa florida oasi. Dove si trova Luxron, immagino. Aspetta, hai detto noi cardinali? Passando di generazione in generazione, la benedizione dell'Altissimo è giunta sino al sottoscritto. Cardinale Peyote al rapporto. Mio è l'incarico di sorvegliare queste terre con occhi di falco. Voi dovete essere prescelto. Il vostro arrivo era scritto nelle stelle. Non avete di che temere. Il pianeta è salvo ormai. E cosa ne è stato di Luxron? Ha aperto un barco per noi e... Stia calma, milady. Sono certo che anche Luxron stia bene, ovunque egli sia. Morto. No, dico. Davvero, che bella notizia! Peyote, cos'è successo qui sulla Terra? Raccontami tutto ciò che sai, senza tralasciare i particolari. Dallo Xenoverse, quattro bestie hanno fatto la loro comparsa negli Xenovarchi della regione. Ah! Aspetta! Ma quindi... Per ogni Xenovarco io potrò catturare questa bestia leggendaria. Fuego! Non avrei mai pensato di dover affrontare una simile minaccia appena ottenuto il mio incarico, ma l'Altissimo ha invece ritenuto che noi quattro cardinali fossimo pronti a quelle creature. Noi abbiamo riposto la nostra fede in lui ed egli in noi. Così facendo abbiamo respinto il male dalla terra. Bene. Tu sei il nipote di Matuka, non è vero? Parli proprio come lui. Sta morendo. Conoscevi il nonno? Diciamo di sì.
Ero a corrente della sovramunizione. Ma quindi l'energia blu ti fa sputare sangue, wow. Vedete, un tempo i cardinali regnavano sul monte Zodiaco, la vetta più alta di Eldio. Un giorno però uno di essi ebbe una visione. Di lì a poco un evento avrebbe sconvolto l'equilibrio del pianeta, l'Eclissi Xenoverse. Appresa la notizia, tornarono tutti a custodire i propri Xenovarchi, in attesa di quel giorno nefasto. L'uomo della premonizione era mio nonno Matuka, il precedente cardinale di Capricornia. Prima di andarsene mi disse che, quando sarebbe giunto il momento, avremmo ricevuto una missione dall'alto. E così è stato. Capisco. Dunque erano le quattro bestie dello Xenoverse la vostra missione. Ora che è tutto finito potrete finalmente fare ritorno al Monte Zodiaco. Matuka era un uomo saggio e virtuoso, la cui fede non ha mai smesso di vacillare. Non un buon a nulla che ha solo saputo fare del male a chiunque gli stesse vicino! Versi, adesso calmati. Comportarsi così non cambierà le cose. No, Master! È giusto che io paghi. Svenuto, almeno non tossisce più. È in ginocchio. Cosa succede? Versil! Intossicazione da energia blu. È tipo un'intossicazione alimentare. Ha bisogno di cura più presto, come l'intossicazione alimentare. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo portarlo nella mia tenda. 3 mesi dopo? Ma come 3 mesi dopo? L'astro evoluzione. Rimuovi l'anello che tiene per sprigionare tutto il suo potenziale durante la lotta. Ma è normale. Scusami, è normale. A meno che durante la lotta non si è evoluto. Vabbè, lo proviamo subito. Allora mettiamolo qui, ok. Ma nel prossimo episodio, ragazzi, abbiamo completato in teoria il gioco? Non lo so. Per Aspera ad Astra completato, quindi in teoria il gioco è finito. Completa la storia del gioco. Bene, è finita allora. Ragazzi, tutto il resto è post game allora, non c'è una lega. Chi se ne frega? A un certo punto. Io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram. Se vi iscrivete al canale è molto gradito. Noi ci vediamo ovviamente nel prossimo video. E magari proprio con Xenoverse per vedere che cosa è successo. Magari faccio qualcosina di post game. Ovviamente farò qualcosa. Ad ogni modo, alla prossima.